sì. Tu hai paura del buio? Ma no, dai, adesso no, perché? Tu sì? Ma non è quello, è solo che di notte succedono cose strane, sai? È il regno degli zombie, e poi c'è anche l'occhio di Cthulhu, un gigantesco bulbo oculare assetato di sangue. Sì, ok, ragazzi, l'abbiamo persa in maniera definitiva. Giorgia, cosa ti succede questa settimana? Ma non è quello, è che io mi sono costruita il mio bel personaggio, no? E poi ho fatto anche un rifugio per la notte. Vabbè, Giorgia, ho capito, stai giocando a Terraria. Bravo, sei un ragazzo intuitivo, ma adesso come ne esco? No, Giorgia, però ricordati che Terraria non è un horror, no. Bensì un survival game, un gioco creativo, è il Minecraft bidimensionale, capisci? Certo. Dopo la versione PC è uscito anche su Xbox 360, ok, ci siamo? Sì, sì, sì. Benissimo, adesso che abbiamo sistemato Giorgia, ricordatevi di scaricare Terraria sul vostro Xbox 360 e presto anche su PlayStation 3. Gustatevi questo survival game. A 2 anni di distanza dalla versione PC, anche Xbox 360 e tra qualche settimana PlayStation 3 può fregiarsi della personalissima versione di Terraria, una versione a dire il vero senza innovazioni di sorta del classico Minecraft bidimensionale di Andrew Spinks, leale nei confronti dell'originale, ma adattata al gioco via controller. Vivere e sopravvivere, non c'è alcun altro comandamento nel mondo di Terraria. La fase di tutorial quindi è davvero minimale ed è qui che sosta uno dei grandi meriti del gioco. Garantire una profondità di gioco incredibile basandosi solo su poche nozioni di design. Com'è ovvio, la costruzione di un alloggio è fondamentale perché soprattutto di notte le lande pullulano di mostri. I passi successivi sono creare un avatar, trionfo degli sprite bidimensionali, scegliere se giocare in un mondo mignon, medio o grande e definire il livello di difficoltà. A questo punto viene generato casualmente un mondo di gioco e immediatamente si ha l'occasione per mettere in pratica quanto imparato nel tutorial. Non saprete mai come si ottiene il determinato oggetto finché non avrete raccolto tutte le materie prime necessarie alla sua fabbricazione. Non avrete idea di come si sconfigge tal nemico fino a quando non sarete morti decine di volte prima di accorgervi della giusta strategia. Come per Minecraft, il crafting è tutto. È una pratica esasperante, ma molto redditizia, organizzata pazientemente su passeggiate diurne e passi felpati al chiaro di luna. Così facendo vi imbatterete in livelli inediti, spalancherete le porte dei dungeon e incontrerete nemici mai visti, nonché nuove possibilità. L'obiettivo più o meno esplicito risiede nell'abbellire a dismisura il proprio alloggio, facendo galoppare la fantasia ma tenendo anche conto che ogni ulteriore stanza consentirà di ospitare un personaggio di supporto, sia esso un PNG che deciderà di accasarsi presso di voi, sia un altro giocatore umano. Le modalità di gioco online funzionano grosso modo come su PC. Creando un nuovo mondo, il giocatore può decidere se aprirlo a visitatori esterni oppure chiudere unilateralmente qualsiasi portale. In questo modo potremo scegliere se ricevere o meno la visita di altri giocatori umani, in maniera non diversa da come avveniva negli ultimi Animal Crossing.